Uscirà nelle sale il prossimo 21 gennaio, sempre meglio che lavorare, l'esordio cinematografico dei The Pills e noi di Screen Week li abbiamo incontrati, sentite cosa ci hanno detto. Allora, il vostro film si chiama Sempre meglio che lavorare, ma cosa sarebbe successo se i The Pills avessero lavorato davvero? Niente, perché non era possibile farlo quando abbiamo provato a farlo. Cioè, abbiamo provato a lavorare, siamo stati violentemente eiettati... rifiutati dal mondo del lavoro, vabbè, era pure il 2008, piena crisi di disoccupazione, eccetera, eccetera. Lo sai tu, come lo sapranno tutti i trentenni di oggi. Ma hai dato abbiamo... già 30 anni? No, però c'eravamo, 2008 c'eravamo 27, scusami, 23, 30, 27, 23. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, sai che ti dico, visto che la situazione è questa, visto che per trovare un lavoro devi praticamente offrire il collo a chi te lo vuole tagliare, noi ci facciamo la nostra cosa. Abbiamo preferito fare la nostra cosa perché per noi era sempre meglio che lavorare. Era comunque meglio che lavorare. Vuoi dire che il vostro film ha ridato lustro alla periferia? Beh, saremmo veramente molto lusingati se fosse così. Cioè, però la periferia fortunatamente viene con... Ultimamente, secondo me, sta avendo un ottimo periodo. Partendo da non essere cattivo, non è periferia, è Ostia. E comunque... è una zona esterna da Roma. Poi ci sarà... Gigrobo, esattamente. Lo chiamano Gigrobo d'acciaio, che comunque... Per fortuna, io una cosa che a me personalmente fa molto piacere, piano piano l'attenzione si sta spostando evidentemente da Prati a delle zone un po' più periferiche, ma è meglio, sì, cioè, ma ci sono delle nuove storie, no? Allora, dietro alle citazioni cinematografiche, al sano cazzeggio, che messaggio in realtà volete comunicare con il film? Cioè, che è tutto mai una gioia oppure comunque sia... Ma si vede questo che è un po' mai una gioia, vero? Pochino sì. No, però il messaggio finale, anche il famoso discorso della cigoretta, è stato pluricitato. Che cosa ti fa capire? Ti fa capire che in realtà, proprio nella vita, proprio come è stato ad esempio per il nostro rapporto con il lavoro, è molto più importante che tu in prima persona ti impegni a trovare una cigoretta, a capire che cosa crescendo ti dà gioia, cosa ti fa pensare di essere... Insomma, di stare bene nel momento in cui vivi, sia sociale che proprio a livello di età. E se tu non ti impegni a farlo, se non lo fai te, non lo fa nessuno. E invece, parlando di crescita, se vi fosse data la possibilità di tornare a quei bambini che eravate e dirgli che il mondo sarà pazzo e fra 20 anni vi faranno fare un film, che cosa gli dite? Guarda, basterebbe... Io non chiamerei la polizia. Io non glielo direi. Basterebbe anche semplicemente tornare indietro all'età, ai 17 anni, penso. Ma io mi eviterei un sacco di tentati omicidi, però... Sì, tentati suicidi, anzi. Diciamo che se vi avessero detto che poi magari alla fine un film l'avremmo fatto, magari mi sarei vissuto questi anni un po' più tranquillo. Esatto, un po' più tranquillo. No, secondo me invece la nostra l'ansia ha contribuito. Sì, l'ansia ha contribuito in maniera positiva, quindi l'ansia aiuta. Ma certo, l'ansia fa dimagrire, l'ansia fa dimagrire. Oh, c'ho l'ansia pure. L'ansia come che slancia la storia, capito? Tu dicevi Ozze tu. Sì, l'ansia come dice della storia. L'ansia è importantissima. L'ansia è importante. Quanto costano 3 mesi di palestra? 120 euro? L'ansia. 3 mesi di ansia è gratis. E non l'ho mai vista sotto questo punto di vista. Però grazie. Non c'hai fame perché c'è lo stomaco chiuso, t'asciughi. Perché vero. Ti aiuta pure a respirare. Quelle così. Piccoli respiri. Contrai sempre lo stomaco. Quindi dopo un six pack. Addominali considerevoli. Addominali. Quindi, ok, e come vi vedete fra 10 anni invece? Morti. Questa è marzulliana, questa è carina, dai. Tra 10 anni, io l'ho già detto, mi vedo a Prati, borghese ricchissimo, che ho dimenticato completamente la periferia. Da dove viene? Quale periferia? Ha ceduto al lato scuro. Io invece una villa in Toscana, una moglie di 20 anni più giovane di me. Giusto. Un figlio, vabbè pure due, un cane incredibile, ma cos'è un cane di quelli proprio di rama belli? Un dogo argentino. Ma guarda che anche un golden retriever, però roba di pedigree, robe forti. Golden retriever, però stupidotto. E l'ultima, il passaggio dal web al grande schermo, com'è stato? Non c'è stato, ok. Raga, ma... Beh, sì. Parli del film di Vincenzo Salerno. Dell'ansia. L'ansia del... No, è stato... veramente molto faticoso, io personalmente soffro un po' di ansia, quindi... Dai, io vedi come è già più scolpito. È vero. No, io penso che era dei pettorali brillanti. Secondo me sarebbe stato stupido pensare che sarebbe stata la stessa cosa.
e non è stata la stessa cosa, ci siamo dovuti adattare e quindi abbiamo faticato in questo adattamento, ma c'è stato un adattamento faticoso, ma c'è stato. Speriamo riuscito questo adattamento. Ti piace il film? Sì, mi piace molto. Sei sicura? Sì, giusto. Perché stanno lì tutti in tempo di risposta? Perché stanno lì tutti in Chiara? Comunque.